Nella seconda puntata di Storie diplomatiche, nella quale abbiamo raccontato il difficile negoziato di pace che l'Italia dovette affrontare da potenza vincitrice alla fine della Prima Guerra Mondiale a Parigi, abbiamo menzionato e letto alcuni documenti custoditi nell'archivio storico diplomatico della Farnesina. Chiederei quindi gentilmente alla dottoressa Federico Nelli di mostrarci alcuni di questi documenti e anche di raccontarci qualcosa della loro storia archivistica. Possiamo partire da una distinzione fondamentale. Esistono dei fondi ufficiali, cioè degli uffici dell'amministrazione propriamente detti, e dei fondi personali. Per lo studio della vicenda della conferenza della pace e della posizione italiana durante la conferenza, dobbiamo partire proprio dai fondi prodotti dalla delegazione, che si configurava all'epoca come una sorta di ufficio distaccato dell'amministrazione degli esteri. Nel fondo della conferenza della pace troviamo della documentazione di carattere amministrativo, di gestione di tutto il complesso di persone e di mezzi che furono trasferiti a Parigi durante i mesi della conferenza. E di questo tipo di carte fa parte la piantina dell'albergo Edoardo VII, di cui parlavamo durante la registrazione audio, e dove si possono vedere anche le assegnazioni delle stanze ai diversi membri della delegazione. Di estrema rilevanza politica il telegramma del 23 aprile, telegramma con il quale Sonnino, in qualità di ministro degli esteri, annuncia a tutti gli uffici dell'amministrazione, quindi sede di Roma e tutta la rete estera, l'imminente ritiro della delegazione italiana dalla conferenza. Le vicende del negoziato parigino furono complessissime ed è per questo motivo che chi studia scientificamente quella pagina di storia ha necessità di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. Alle volte non sono sufficienti le informazioni contenute negli archivi e nei documenti ufficiali e bisogna associare informazioni provenienti da altre fonti. In questo caso parliamo del carteggio privato, del fondo archivistico privato, del segretario della delegazione italiana, il conte Luigi Aldovrandi Marescotti, che prese parte alle riunioni segrete del Consiglio dei Quattro, perché, come ricordavamo nell'audio, il nostro presidente del Consiglio, Orlando, non padroneggiando la lingua inglese, necessitava di un supporto per comprendere esattamente le parole, il significato e le sfumature di ciò che, delle posizioni degli altri delegati. Allora, nel fondo privato di Aldovrandi vogliamo segnalare dei documenti di cui abbiamo parlato anche durante la registrazione audio. Vediamo ad esempio alcune note prese da Aldovrandi durante lo svolgimento delle riunioni segrete. Erano delle note che non avevano la veste dell'ufficialità, ma che servivano alla nostra delegazione per andare a verificare le parole che erano state dette dai diversi partecipanti alle riunioni e che servirono a distanza di anni ad Aldovrandi per la pubblicazione di un famoso volume di memorie intitolato proprio Guerra diplomatica, ricordi e frammenti di diario. Un altro documento a cui facciamo riferimento è di estremo valore e di estremo interesse, è invece una lettera privata scritta dal ministro degli esteri Sonnino al suo segretario, non ha il tono dell'ufficialità e da questa lettera emerge chiaramente il senso di frustrazione e l'amarezza di Sonnino per aver vista indebolita la posizione negoziale dell'Italia a seguito del passo voluto da Orlando di ritirare la delegazione e tornare a Roma per cercare l'appoggio e il sostegno del Parlamento italiano. Questa lettera ha una particolarità, non riporta la data. Sonnino semplicemente scrive mercoledì 1919. Allora, un'analisi e una lettura attenta ci consentono di determinarne la datazione. La lettera fu scritta il mercoledì 7 maggio 1919. Si può arrivare a questa deduzione solo analizzando con attenzione tutti i passaggi e tutte le informazioni di supporto che possiamo trarre dalla corrispondenza che Sonnino invia al suo segretario. Ringrazio Federica per averci descritto i documenti di cui abbiamo parlato nella seconda puntata del podcast, ma anche per averci dato maggiori informazioni sulla natura delle fonti, un aspetto molto importante per capire anche come viene condotta la ricerca storica. Per chi non avesse avuto la possibilità di ascoltare la seconda puntata di Storie diplomatiche, vi ricordo che è disponibile su tutte le principali piattaforme podcast. Noi ci rivediamo, ma soprattutto riascoltiamo alla prossima puntata di Storie diplomatiche.